C'era una volta Alfonso II d'Este, ultimo duca di Ferrara. E c'era una volta la grande pianura ferrarese, paludosa e solcata da molti fiumi. Il ducato estense si trovava al crocevia tra la via dei Romei e la grande direttrice commerciale del Po, che solcava da ovest a est tutta l'Italia settentrionale. Gli estensi a Ferrara erano vassalli dello Stato Pontificio e regnarono sul ducato fino al 1598, dopo che Alfonso II morì senza lasciare eredi diretti. Al tempo di Alfonso II, il paesaggio ferrarese era un reticolo intricato di corsi d'acqua, paludi, boschi umidi e piccoli centri agricoli. Una distesa di terreni difficili da coltivare e soggetti a frequenti inondazioni. Ecco perché Alfonso, come già suo padre Ercole II, si impegnò in una grande opera di bonificazione, per arginare i fiumi realizzando canali. Per fare questo assunse tecnici, periti, ingegneri, che tracciarono le nuove vie d'acqua del Ducato, incrementando l'agricoltura e facilitando i commerci. Nel Ducato estense furono costruite nel XV e XVI secolo numerose delizie, ovvero residenze signorili, utilizzate per lo svago e la caccia, oltre che per l'amministrazione dei terreni agricoli. Anche il castello di Mesola era una delizia e venne fatto costruire da Alfonso II assieme ad un grande barco, ovvero una grandiosa tenuta di caccia. Era possibile raggiungere Mesola da Ferrara in un paio di giorni, imbarcandosi ai piedi del castello estense, navigando sui rami del Po. I lavori sull'isola di Mesola, tra la costa del mare e il fiume, iniziarono nel 1578, con l'edificazione di 12 miglia di mura che avrebbero circondato il barco e il corpo principale del castello. Come prima cosa, fu necessario ingaggiare numerose manovalanze, a costo di costringere gli abitanti del luogo a lavorare per il duca. Poi venne prodotta una gran quantità di mattoni e si reperirono tanti altri materiali per costruzione, arrivando a spendere cifre da capogiro. Il progetto di questa grande opera fu affidato a Marcantonio Pasi, esperto architetto di castelli e fortificazioni. Come negli chateau francesi, anche nel castello di Mesola si celebravano feste e incontri tra nobili e intellettuali. Nella dimora del duca si contavano 60 stanze, destinate al duca, alla duchessa e ai loro ospiti illustri. Nella bassa corte altrettanti ambienti ospitavano le cucine, le stalle e i locali di servizio. Dopo una caccia al cervo o una pesca alla tratta, che si poteva praticare nelle spiagge vicino al castello, gli ospiti si dedicavano a conversazioni erudite, banchetti, danze o spettacoli. Il poeta Torquato Tasso compose un madrigale per celebrare i fasti di questo luogo e la bellezza della duchessa Margherita Gonzaga, terza moglie del duca. I signori rinascimentali, quindi anche gli estensi, amavano moltissimo trascorrere giornate intere a caccia. Come i nobili della corte di Francia, con i quali gli estensi erano imparentati, anche Alfonso II praticava la caccia al cervo della Mesola, specie oggi ancora presente nella riserva naturale di Bosco Mesola. Era uno sport e una dimostrazione di abilità e potenza molto diffusa nelle corti, che veniva praticata in riserve recintate, per catturare cervi e cinghiali con l'aiuto di un sistema di caccia molto teatrale. Le prede venivano inseguite da battitori e da cani da caccia e persino da ghepardi, che Alfonso faceva arrivare dall'Oriente e teneva in recinti appositi. Per catturare gli uccelli, invece, si utilizzavano i falconi addestrati. Gli animali cacciati erano spinti a forza, ormai stremati, in uno spazio in cui i signori, ma anche le dame di corte, li colpivano con lance e frecce. La città di Mesola e il suo castello furono edificati anche per altri motivi. Pare che il duca Alfonso II avesse in mente di costruire una vera e propria città portuale, affacciata sul mare, dotata di un porto attrezzato, allo stesso tempo via d'accesso privilegiata alla navigazione lungo il Po. Un nuovo centro marittimo, in grado di rivaleggiare con Venezia, che potesse controllare il traffico di merci e imbarcazioni dirette nella pianura padana. La Repubblica di Venezia si preoccupò molto e inviò spie con il compito di indagare sulle mire del ducato estense. La fine del Cinquecento segnò la fine del ducato estense e vide la trasformazione definitiva del territorio di Mesola. Dopo la morte di Alfonso II, in mancanza di eredi diretti maschi, il ducato passò alla proprietà del papato.
Nel 1600, inoltre, Venezia decise di intervenire sia per impedire a Mesola e al papato di guadagnare il controllo sui traffici commerciali via fiume e mare, sia per deviare il corso del Po di Tramontana, che con i suoi detriti rischiava di provocare l'interramento della laguna di Venezia. Per realizzare questo piano si utilizzò un'imprevedibile arma idraulica, il taglio di Portoviro, ovvero un canale lungo 7 chilometri che convogliava i residui alluvionali del Po direttamente nella sacca di Goro. In questo modo, l'isola di Mesola, affacciata sul mare, divenne in pochi anni un piccolo centro dell'entroterra agricolo ferrarese. Dal 1598 in poi, il castello di Mesola passò di mano in mano, pur rimanendo fino alla metà dell'Ottocento una riserva di caccia e un luogo di svago. Il 23 settembre 1598, il pontefice Clemente VIII volle di persona prendere possesso del Ducato di Ferrara. In quell'occasione si portò a Comacchio, visitando la Mesola. Accompagnato dal cardinale Pallavicino, da 4 baroni romani e da Giorgio Bandino Aldobrandino ed altri prelati di sua corte, si portò da Ferrara a Ponte Lagoscuro con Lettiga ed ivi salì sul superbo bucintoro che gli aveva spedito il duca di Mantova, con stendardi di seta gialli e azzurri. Le milizie schierate lungo le rive del Po gli rendevano gli onori e gli facevano scorta. Rimase a Mesola 2 giorni, visitando la proprietà, ammirato dalla presenza di tanti animali da cacciare. Il fabbricato del castello rimase alla casata Estense fino al 1759, quando, in conseguenza della promessa di matrimonio dell'unica erede, Maria Beatrice d'Este con l'arciduca Ferdinando, la proprietà passò all'imperatore d'Austria. Nel 1785 Papa Pio VI lo acquistò dall'imperatore per avere il controllo, oltre che del territorio, anche della proprietà delle costruzioni. Poi il tutto passò nelle mani della Repubblica Francese, quindi in quelle della Repubblica Cisalpina e di nuovo nelle mani del Papato. Nel 1836 il castello venne venduto all'Istituto di Santo Spirito, che mise mano alle costruzioni di nuove case coloniche e al recupero della monificazione. Nel 1860 fu utilizzato ancora come riserva di caccia dai Savoia. Nel 1911 la società bonifica dei terreni ferraresi acquistò l'intero complesso, che venne infine ceduto all'ente Delta Padano e poi alla provincia di Ferrara nel 1972.